Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. È arrivato il momento di presentarvi il mini kiwi che vedete qui alle mie spalle. Fa parte dei frutti minori e fa parte di questa bella playlist che stiamo girando in compagnia di Dennis. Eccoci qui, Dennis. Allora, cosa dire del mini kiwi? Allora, qui abbiamo un'actinidia arguta, chiamata volgarmente mini kiwi, o meglio, adesso commercialmente gli hanno attribuito anche un altro nome, Nergi. Nergi? Nergi, sì. Proprio qua nel Cuneese c'è, appunto, è stato fatto questo consorzio del Nergi. Si può reperire ogni tanto nella stagione autunnale nei supermercati, nelle vaschette dei piccoli frutti. Infatti questi frutticini qua sono della dimensione di una noce. E sono senza pelo, infatti come potete vedere anche la foglia presenta una tomentosità decisamente inferiore e possono essere consumati direttamente senza sbucciarli. Così? Così, assolutamente. E il sapore è uguale a quello dei kiwi? Sì, cioè, indicativamente. Allora, la famiglia è sempre quella, quindi si avvicina molto anche al sapore del frutto. Secondo me, se lo dovessi descrivere, direi che è un sapore molto più dolce, più... Mi ricorda molto l'uva spina, ecco, quei sapori fruttati, così. La consistenza anche cambia, c'ha molta più... non è una polpa densa, è molto, molto più liquida come polpa, anche il frutto stesso. Ed è, come l'altro kiwi, un arrampicante, quindi ha bisogno almeno di un 2-3 metri di sfogo. Diciamo in altezza. Sul mini kiwi esistono diverse varietà, come sul kiwi normale, quindi esistono varietà autofertili, ovvero che non hanno bisogno di maschio e femmina per poter ottenere il frutto, e di varietà invece che necessitano di questo doppio esemplare per ottenere il frutto. In questo caso abbiamo una varietà Issai, si chiama, che è una delle più comuni varietà autofertili del mini kiwi stesso. Quindi è un'autoferta e questo non ha bisogno. Quindi non ha bisogno dell'impollinatore, quindi uno nel suo giardino domestico di casa ne può coltivare semplicemente un singolo esemplare per avere la fruttificazione. Il clima che predilige? Allora, il clima è molto rustico sul clima, come dicevo, qua nel Cuneese sono coltivati appunto nella zona di Saluzzo e resistono a temperature sotto i 10, 15, anche quasi 20 sotto zero. L'unica cosa a cui sono molto molto sensibili sono purtroppo le gelate tardive. È imprevedibile, diciamo, come cosa, però ecco, proprio l'apparato fogliare del mini kiwi, come il kiwi stesso, è molto sensibile a queste gelate tardive che si possono verificare magari ad aprile, come c'è stato in alcune annate. E al sud è impossibile coltivarlo? Al sud ricordiamo sempre che lui ha bisogno di una grande quantità d'acqua. Quindi beve veramente molto il mini kiwi, è una grande esposizione al sole. Al sud però veramente deve essere molto molto seguito sull'acqua, soprattutto durante la stagione estiva. Però il sole gli fa molto bene. Per però sì, richiedono un'esposizione in pieno sole, assolutamente. Perfetto, sì. L'ultima cosa che chiedo a Dennis è abbondante come produzione? Sì, abbondante, logicamente una pianta ci mette degli anni per riuscire a dare una buona quantità di frutti. Sono precoci come entrata in produzione, da una pianta così dal prossimo anno iniziano già i primi frutticini, poi possono essere quei 5, al massimo 10 frutticini. Però ricordiamo che sono la mini è solo la dimensione del frutto, la stazza poi della pianta è quella di un kiwi. Perfetto, bella questa definizione. Alessandro, Dennis e la pianta di mini kiwi vi salutano, vi chiedono di mettere un bel pollice all'insù come sempre e di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!